Allora, ma devo dire in maniera molto informale, non farò una grande discorsa, che in parte sono un po' commosso, cosa che non mi succede, ma si vede che a 88 anni uno può anche commuoversi. Sono commosso del ricordo di Menichella e sono commosso specialmente di quello che ha detto Borgomeo con un tono che effettivamente mi ha molto colpito. Perché mi commuove l'idea di tornare a Menichella? Non soltanto perché ho il ricordo personale di Menichella, 55, 56, 57, sono gli anni che cominciavo allora a lavorare, ero un ragazzo, si può dire. Eppure quando Menichella arrivava in Svimez, se arrivava regolarmente, gli piaceva venire da noi. Gli piaceva parlare con tutti quanti noi, non restava soltanto nella stanza di Molinari il direttore o con Saraceno nella sala di riunione, ma veniva nelle nostre stanze. La mia stanza era un po' particolare, eravamo tre persone, Giorgio Sebregondi, già citato da Borgomeo, che io ritengo essere stato il più grande intellettuale di quegli anni. L'altro era Celestino Segni, il figlio dell'allora presidente del Consiglio, e il terzo ero io. E quando Menichella entrava in stanza, perché non faceva solo il corridoio per andare dai nostri dirigenti, quando entrava nella stanza era un fiorire di curiosità. Che cosa state facendo? Dove siete andati? Quale posto avete visitato? L'attenzione all'economia reale e all'economia di territorio che c'era in lui. E questo per certi versi fa pensare che alcune cose su cui io poi mi sono formato in Menichella ci fossero già. Io ricordo che Saraceno ricordava come era entrato in IRI. Ricordava che un giorno Menichella chiese a Mattioli, allora grande capo della commerciale, dove Saraceno lavorava come impiegato, Menichella chiese a Mattioli: guarda, c'è un problema della mia azienda lì intorno a Foggia, a Lucera, lì intorno. Mi mandi qualcuno che mi riveda i conti? E Saraceno andò a rivedere i conti dell'azienda agricola. E lui diceva: io che ho sempre fatto il ragioniere, lui era un allievo di Zappa, il grande profeta della ragioneria italiana, e che ha sempre detto: io so far solo tabelle, diceva Saraceno, io so far solo i conti. Era andato a vedere un'azienda agricola nel Mezzogiorno e quello l'aveva colpito. E ogni tanto lui ci mandava, lui così attento ai grandi disegni generali, ci mandava in giro per l'Italia a guardare queste cose, proprio conoscendo quanto la sua prima esperienza, l'esperienza di andare a controllare i conti dell'azienda di Menichella, era stata per lui decisiva. Per cui, per esempio, una delle prime cose che mi fece fare una lunga ricerca sulla Valtellina, che era poi la sua patria, però la Valtellina per lui era importante, e andare a vedere. Mi mandò insieme ad altri tu o tre di noi a fare 10 giorni in Valtellina, e Piero Bassetti sostiene che quella ricerca è ancora l'unica che esiste sulla Valtellina che meriti di essere. Parliamo di una generazione ormai quasi in più inesistente, se pensiamo che Piero Bassetti ha più di 90 anni, io ce n'ho 88, quindi siamo fuori schema. Però da questa origine profonda di un rapporto con l'azienda agricola, con l'economia reale, con l'economia territoriale, con quello che c'è sul territorio. E questo ha rappresentato la mia elezione in termini proprio di voglia di essere qualcuno, di essere qualcosa in questo paese, è proprio quella di fare economia reale sul territorio. Poi ho avuto anche la mia rottura con Saraceno. E mi fa piacere che l'abbia ricordato Borgomeo, perché in fondo
molto spesso si dice che ho avuto sempre vita facile, non ho avuto molto vita facile. La rottura con Saraceno per me è stata traumatica. Io entro in Swimmers nel 55 e ne esco nel 63 praticamente licenziato. E fare il censis sulle macerie di un licenziamento non è stato facile. E con Saraceno c'è stato per molti anni un risentimento, una freddezza notevole. Con Saraceno però perché abbiamo rotto? Perché lui nel sociale non ci credeva. Lui credeva nella parte economica e, da buon dirigente ieri, dell'intervento dall'alto, con un'affezione anche a quello che è stata la cassa, che certe volte non era neppure giustificabile. Però lui credeva in quello. E quando nello scontro io ho detto no, guardate che qui c'è da fare lavoro sul territorio, bisogna essere fedeli a quello che è stato il nostro mandato nel 55 di continuare a lavorare sul Mezzogiorno in termini di realtà territoriale e di realtà sociale, ci fu la frattura. Una frattura dolorosa anche per me. Ma io ne ho avuto altre due di fratture, perché non sono, ho avuto i miei dolori, li ho avuti anche. La seconda è stata appena citata da Borgomeo nella logica della mia vita cattolica. Io nel 74 ho fatto i mali di Roma, la grande mobilitazione di 5.000-6.000 persone in cattedrale a Roma per fare una mobilitazione sociale dal basso su Roma. Nel 70, due anni dopo, ho fatto il relatore di evangelizzazione e promozione umana, cioè quello che la Chiesa aveva recepito da Roma, cioè fare anche a livello nazionale una mobilitazione dal basso. Evangelizzazione e promozione umana fu preparata da 30-40 pre-congressi in varie diocesi italiane, e a un certo punto è arrivato un successore dell'allora presidente della CEI, che era Poletti, che in me credeva. È arrivato un altro presidente, che era Monsignor Ruini, e Ruini mi ha detto no, fuori, naturalmente non in forma così dura come Saraceno che mi licenziò, mi disse con il garbo che è tipico di Monsignor Ruini, dicendo Teresa, noi faccia quello che vuole, ma noi qui Chiesa stiamo per fare altra cosa, noi siamo qui venuti per predicare il Vangelo, non per fare promozione sociale. E da quel giorno i rapporti fra me e Ruini, fra me e la Chiesa Cattolica, sono del tutto scomparsi. L'ho poi recuperata chiedendo a Ruini di venire a fare la messa per i miei 50 anni di matrimonio. Ruini fu molto gentile, cortese, venne, però la rottura c'era. E la terza rottura, lo devo dire perché hanno tutte e tre lo stesso meccanismo, la terza rottura l'ho avuta con Ciampi, ministro del Tesoro, quando in fondo distrusse in mezz'ora l'esperienza dei patti territoriali. Io sui patti territoriali, Borgomeo lo sa, ma lo sanno tutti coloro che hanno avuto esperienze in quel caso, noi facemmo una grande operazione di promozione dal basso. I patti territoriali erano dove stanno i soggetti meridionali, mettiamoli insieme e facciamo qualcosa. Mai e poi mai avrei pensato che invece sarebbe stata coartata a uno sportello di finanziamento pubblico. Io pensavo che i patti territoriali fossero un accompagnamento dello sviluppo meridionale, non un ulteriore finanziamento. Chi viene viene, qui ci sono i soldi. E lì ci fu una rottura. Lo ricordo ancora perché era un periodo molto strano per me, c'era mia moglie in ospedale. Io andai da Ciampi e dissi, guarda che questa è una cosa importante, bisogna che la difendi rispetto a chi vuole portare tutto al tesoro e fare qualcosa di diverso. E Ciampi, che a quell'epoca aveva altri problemi, perché aveva problemi più complessi di rapporto con l'Europa, mi disse, sì, ho capito, allora è roba tua. Dico, sì, è roba mia, stai tranquillo, non la tocca nessuno. Tre ore dopo il CIP aveva deciso altrimenti. Quindi la rottura c'è stata con tre grandi della storia italiana: Saraceno, Ruini e Ciampi.
Lo ripeto, non per rancore, non ho portato rancore a Saraceno, tranne i primi tempi, perché effettivamente i primi tempi i censi furono molto duri, perché c'eravamo una lira, dovevamo trovare contratti, ma tranne che con Saraceno non c'è stato rancore con Ruini, non c'è stato rancore con Ciampi, ma per dire che in certi momenti scatta una reazione negativa al sociale. Il sociale non è amato, non lo amò Saraceno, tant'è vero che disse: ma io con la sezione sociologica della SVIN mi sono creato un serpe in seno, cioè addirittura il tradimento. Lui riteneva che noi facessimo del suo modo di pensare. Con Ruini ci fu proprio l'esplicita negazione che quella fosse una possibilità di lavoro per la Chiesa, e per Ciampi addirittura ci fu una delibera CIPE, che era la cosa più ufficiale che si potesse fare in quel momento. Perché dico questo? Perché in fondo il sociale è stato e probabilmente ancora una posizione minoritaria. Io ho rappresentato per anni una minoranza che vedeva nel sociale un fattore di sviluppo maggiore dei grandi investimenti, dei grandi finanziamenti, dei grandi soldi messi a disposizione del Mezzogiorno. Ho sempre visto nei tanti soldi il grande pericolo di questo paese, di questo Mezzogiorno. I tanti soldi scatenano l'inferno. Andreatta disse: ma io di tanti soldi non li voglio più dare perché finiscono le mafie. Probabilmente esagerava, però lui avvertiva anche il pericolo dei tanti soldi, no? Non riusciva a creare una posizione alternativa, quindi chiuse tutti i rubinetti dell'intervento straordinario. Però il sociale è sempre stato così. Il sociale, indicare il sociale come la strada per fare sviluppo viene considerato un elemento disturbante. Disturbante di chi c'ha i soldi, di chi c'ha il potere o di chi vuole quei soldi. Non è che ci sia grande difficoltà a capirlo. Allora, se questo è vero, il sociale ha un futuro solo e ha oggi una sua strada se viene considerato un fattore della lunga durata. È stato già citato che io sono un po' brodeliano nella mia cultura, cioè la lunga durata, soltanto la lunga durata dà spazio al sociale, soltanto la lunga durata fa vedere quali sono i danni dell'intervento dall'alto, soltanto la lunga durata dà il senso che tanti soldi arricchiscono qualcuno ma non danno sviluppo di tutto il paese. Il vero problema che io ho sempre considerato essenziale, Borgomeo citava una frase, credo, di Sebrecondi, il vero problema è andare a vedere chi sono i soggetti che stanno nel Mezzogiorno, farli crescere e farli crescere come soggetti di sviluppo, non come attuatori di erogazione. Borgomeo sa che anche alcune mie perplessità sul sistema delle fondazioni bancarie che sono diventati enti di erogazione. Ma l'erogazione non conta. L'erogazione è importante, però se non fa crescere i soggetti, l'erogazione resta se stessa. L'altro giorno, in un'analoga riflessione comune con Guzzetti ha detto: ma noi abbiamo finanziato, con le erogazioni abbiamo finanziato tante piccole smart, iniziative smart di giovani che hanno inventato qualcosa usando la cenere, cose straordinarie, per carità, bellissima, ma importanti solo perché ha provocato una nuova imprenditorialità, non perché ha fatto erogazione. La grande battaglia che facemmo io e Armando Sarti con Guzzetti per evitare che le fondazioni bancarie diventassero soltanto erogatrici in supplenza dello Stato nella scuola, nell'università, nel mondo dei beni culturali, era proprio legata a questo. Perché non perché non fossimo convinti che è bene aiutare un museo a far aprire una mostra, far aprire un corso universitario, per carità,
ma se non, quelle cose lì non funzionano in termini di creazione di nuova soggettualità, di nuovi soggetti, l'erogazione non conta. E questa mia profonda convinzione è quello che ha in qualche modo caratterizzato tutta la realtà del mio lavoro. E quando la Terza ha pubblicato questo libro che è lì sul vostro tavolo, io avevo chiesto che il titolo non fosse Un lungo mezzogiorno, che forse riprende un po' del mio brodelismo, della mia cultura brodeliana, ma fosse una terza lettura, la terza lettura. Perché dopo la prima lettura, l'industrializzazione del 47-48, Rodolfo Morandi e dintorni, la seconda lettura, il grande intervento straordinario, c'è una terza lettura che di minoranza in minoranza è cresciuta. E se c'è qualcosa che di cui oggi sono relativamente orgoglioso, anche se sono fuori ormai dalla politica meridionale, è proprio quella di capire che ormai è diffusa la sensazione nel Mezzogiorno che se non ci sono soggetti, se non ci sono soggetti attivi, se non si formano soggetti attivi, se non si formano soggetti non di supplenza dello Stato, ma di autonoma iniziativa, non si fa sviluppo. Non si fa sviluppo. Perché c'è un fatto, mi permetterei di fare una citazione un po' stravagante, ma c'è un fatto teologico. La Populorum Progressio è un libro, un'enciclica straordinaria, ma la parte più straordinaria di quell'enciclica è una frase. È una frase che Lebré mi raccontò, lui era un grande studioso di Teilhard de Chardin e mi fece leggere tutto Teilhard de Chardin che io non avevo letto. E a un certo punto lui venne da me, veniva a cena a casa mia dopo essere stato in Vaticano e mi disse: ho portato l'enciclica al Papa e gli ho sottolineato una frase. Io ho detto: Santità, questa frase non l'ho scritta io, l'ha scritta Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin è all'indice. Quindi guardi bene, faccia vedere il suo testo come vuole lei, però è pericoloso. E il testo era questo. Tutto ciò che l'uomo fa per accrescere la sua capacità di crescere è benedizione del Signore, è eredità esistenziale e teologica. Paolo VI disse a Lebré: vabbè, mi dia tutto, lei intanto torna a marzo, ne riparliamo. Quando Lebré tornò gli disse: Santità, allora? E lui disse: lì il testo resta com'è. Cioè Paolo VI capì che il valore della Populorum Progressio era il progresso dei singoli, era il progresso dei popoli, non era lo sviluppo fatto dalla comunità internazionale, dalle Nazioni Unite, dalle banche mondiali, dalle banche d'affari, dallo Stato. È fatto dai soggetti che accrescono il loro potere e la loro destinazione allo sviluppo. Ecco, questa è stata, secondo me, la ragione anche visionaria, per carità, di certo mio lavoro, però credo che vada in qualche modo tenuto conto che quella è stata la linea di condotta. Oggi vale ancora un discorso di questo genere qui. Se io parlo con Borgomeo, se giro il Mezzogiorno e vedo tante iniziative in corso, se sento anche nelle fondazioni, non soltanto del Sud, ma anche altrove, ormai questa stanchezza di fare pura erogazione, anche se poi la salvezza al lavoro è di fare i bandi, perché col bando si risolve anche il problema di non dover accontentare clienti, però la stanchezza dell'erogazione c'è. Il bisogno di ricominciare a pensare, il bisogno di capire, di pensare e capire che è scomparso nel mondo. Oggi io credo profondamente che nella lunga durata quella è la strada di far crescere i soggetti dello sviluppo per lì dove sono, come sono e per i problemi che loro hanno. Sono di basso profilo, sono
di non grande cultura, sono con qualche problema precedente, penso, all'intervento di Borgomeo sulle catacombe di Napoli, e però ci sono, quelli sono i soggetti. E naturalmente mi prende un po' di incubo, un po' di freddo al pensiero che arrivi una next generation ondata di soldi, perché a un certo punto 1 miliardo a me, 2 miliardi a me, 100 miliardi a me, 60 miliardi a me, eccetera, eccetera, sarà una corsa ai soldi. E la corsa ai soldi non porta nulla se non ci sono soggetti, se non ci sono reti di soggetti, anche forti, perché non possiamo fare le reti ferroviarie senza le grandi aziende, non possiamo fare reti telematiche senza le grandi aziende, ma abbiamo bisogno di soggetti. E se non mobilitiamo i soggetti, alla fine ci sarà sempre qualcuno che dirà: ma noi ci abbiamo 60 miliardi, 50 miliardi, distribuiamolo al meglio e vediamo che succede. Non è un sospetto temerario nei confronti di come sarà attuato il recovery fund in Italia. Però su questo noi che ci occupiamo di Mezzogiorno dobbiamo stare allerta, dobbiamo stare attenti. Perché se il meccanismo fosse quello di distribuire soldi, riconosciamo che lo facevano meglio negli anni 50, che Menichella aveva quando ha voluto la Cassa del Mezzogiorno, non hanno creato, quando la sua stessa classe dirigente iniziale in qualche modo era legata alla cultura di Menichella, al rapporto con la Banca Mondiale, al rapporto con il gruppo che aveva fatto quel tipo di operazione. Se non c'è questo, c'è soltanto la fase finale della Cassa del Mezzogiorno, tanti soldi distribuiti più o meno a pioggia. E questo sarebbe un elemento deleterio. Io ricordo sempre il Menichella iniziale. Menichella aveva una cultura che si era creata nell'IRI, sapeva che chi erano i soggetti industriali, bancari che stavano sul gioco. E quando volle la Cassa del Mezzogiorno in una certa maniera, sapeva che la Cassa del Mezzogiorno doveva essere molto più simile alla cultura dell'IRI che alla cultura statuale tradizionale. E invece finimmo a consiglieri di Stato come presidenti della Cassa e senza alcuna capacità di mettere insieme una generazione particolare. Ricordiamoci sempre che il dopoguerra è stato fatto da una generazione, noi diciamo dai beneduciani, da quelli beneduci. Menichella è stato il più grande dei beneduciani, quello che aveva lavorato di più con Beneduce, che ne aveva assorbito la cultura, però Menichella sapeva che non era lui il principe, perché c'era la generazione dei beneduciani, c'era il Mattioli, c'erano i Giordano, c'erano i Saraceno. C'era una generazione che poi creò anche una generazione. Io ricordo con grande affetto la prima generazione dei direttori della Cassa: Francesco Curato alle bonifiche, Grassini padre alle strade, erano personaggi di livello internazionale che facevano generazione fra di loro. Francesco Curato, che era capo di Bonifica alla Cassa, alla fine finì in Italconsulta a progettare la Cairo Città del Capo, cioè la transafricana. C'aveva la cultura internazionale per arrivare anche a operazioni visionarie, ma operazioni che c'erano e che sarebbero state fondamentali, lo sono ancora, nella realtà del Mediterraneo. E invece ci riducemmo strettamente a dire: ma noi siamo aggiuntivi e non sostitutivi, quindi dobbiamo fare qualcosa di nuovo, dobbiamo fare. Il nuovo era dare tanti soldi. Stiamoci attenti. Noi rischiamo di avere con il Recovery Fund un'altra operazione di tanti soldi, in cui ciascuno avrà i suoi problemi. Il ministro della Salute ne avrà alcuni, la ministra della Pubblica Istruzione ne avrà altri, però alla fine
la lotta e dateci più soldi possibili. E poi vediamo noi. No, vediamo noi significa restare prigionieri nelle logiche precedenti. Essere legati alle procedure di spesa, alle procedure di programmazione, di intervento. Io ho una gran paura, per esempio, di tanti soldi da dare alla scuola italiana. E con quale tipo di filosofia, con quale tipo di cultura, con quale tipo di logica? Per fare banchi a rotelle o per fare altro, per fare qualche cosa di diverso? Per collegare la scuola al mondo del lavoro, in modo tale che non ci siano sempre più ragazzi che non vanno a scuola a 15-16 anni, perché non ci credono più nella scuola. Siccome la scuola è stata uno dei miei cavalli di battaglia da giovane, ne sento ancora la necessità di parlarne. Ma questo è il punto cruciale, secondo me, di attualità del nostro discorso. Io naturalmente, avendo dichiarato la mia età, so che non avrò gli anni per vedere come la lunga durata del peso del sociale avrà forza anche nei prossimi anni. Però la cosa che chiedo, la cosa che spero, è che non si ritorni sotto una logica che sembra prestigiosa, quella della prima cassa, a tornare nel mezzogiorno a dar soldi in giro. L'abbiamo già fatto, guardate. Buona parte dei fondi sociali europei sono stati distribuiti a pioggia, sono finiti dalla regione ai comuni, dai comuni ai piccoli appalti per marciapiedi e rotonde, insomma, il che per carità va anche bene, nessuno nega l'importanza delle rotonde e dei marciapiedi, però non è quello il problema. Bisogna sapere quali soggetti sono che oggi nel mezzogiorno possono prendersi un po' di responsabilità, anche dei sindaci che hanno problemi di marciapiede, per carità. Ho girato abbastanza il mezzogiorno per sapere quanti marciapiedi sarebbero necessari in alcuni paesi, no? Però non è lì il problema, è altro. Il problema è di sapere, di essere fedeli a questo che è stato il mio impegno di tanti anni, cioè capire, andare a vedere, scoprire i soggetti, aiutarli a crescere, accompagnarli nella loro trasformazione a soggetti attivi dello sviluppo, l'ha detto bene Borgomè, non più soggetti di supplenza o soggetti di richiesta di soldi, ma soggetti capaci di interpretare il loro ruolo di soggetti dello sviluppo. Io devo dire, ho finito, ringrazio tutti di voi, specialmente avermi dato questo riconoscimento, questo bellissimo riconoscimento. Il ricordo di Menichella per me è un ricordo amabile, perché era un uomo amabile, ma era un uomo di una serenità contadina. E la serenità contadina è quello che ci vuole in questo momento. Non c'è bisogno né di radici quadrate per distribuire i soldi, come fu fatto dopo la chiusura dei patti territoriali, né di grandi meccanismi di mediazione sui soldi. C'è bisogno di capire i soggetti, andarli a scovare, farli crescere e farli crescere come soggetti dello sviluppo. Questo sarebbe per me il migliore viatico per la mia uscita di scena. Grazie.